Vous voyez actuellement le manager italien qui a l'air de s'énerver. Oui, une faute de Bruce. C'est sa première faute. Il est vrai que Bruce n'a pas joué en première mi-temps, puisqu'il vient de remplacer. Il a remplacé il y a 3 ou 4 minutes Scholl. Williams. Ah, il faudrait au moins que Vichy remporte la victoire. Première chance. C'est peu avant le match retour à Naples. La Fides Partenope in maglia scura ha vinto la quarta edizione della Coppa delle Coppe, battendo a Napoli nella partita di ritorno della finale europea il Giovanna d'Arco di Vichy, con 22 canestri di scarto. È stato facile per gli italiani contenere le reazioni degli avversari, assicurandosi un successo, 87-65, che premia gli sforzi dei dirigenti napoletani, moltiplica gli appassionati, oggi erano in 12.000 al Palazzo dello Sport, e conferma l'ascesa della pallacanestro italiana, vincitrice con l'Ignis e con la Fides delle due più prestigiose coppe internazionali in palio. Stagioni 80 ma anche 61 e 64 ai liberi in percentuale, secondo tiro libero in cui c'è tutta la partita con un secondo e 8 decimi sul cronometro. Cittadini, ex Fortito Dino, avversario 87 pari, ruba Greer, arresto sulla sirena,